Buongiorno a tutti, sono Berti Simone della Uncinema Solution e siamo qua con i nostri colleghi Ferdinando e Antonio. Ciao. Che seguono praticamente la nostra showroom di Napoli. Oggi abbiamo creato questo video per esporvi e presentarvi il nuovo proiettore della Sony che abbiamo in maniera anticipata presentato questo weekend qui in sede a Perugia e approfittiamo praticamente di questa video review per esporre a chi non è stato tutte quelle che sono le caratteristiche innovative che presenta questa macchina. Iniziamo con la parte estetica del prodotto e come potete vedere dalle slide, la macchina conserva lo stesso case delle edizioni precedenti. Il prezzo di questa macchina è di 9.990 euro, quindi non è stato ritoccato né in basso né in alto rispetto alla serie precedente, però ha dei sostanziali upgrade sia dal fronte hardware che dal fronte software. Per quel che riguarda la parte hardware, adesso troviamo ambedue le HDMI con HDCP 2.2 e 2.0 rispetto alla serie precedente che ne aveva solo una, e anche un aggiornamento dal fronte delle compatibilità, perché queste accettano ambedue sia i formati standard che risoluzioni fino a 4K 60p 10 bit compatibili. Quindi compliant con tutti i nuovi standard Blu-ray, Ultra HD e trasmissioni o streaming come Netflix. In più abbiamo una caratteristica, diciamo, importante legata alla compatibilità con i nuovi standard HDR, quali HDR10 e Hybrid Log Gamma. La lampada che monta questo proiettore è la stessa della serie precedente e anche la luminosità è rimasta attestata ai 1800 lumen, quindi non ha avuto incrementi di luminosità, ma ha avuto un importante incremento per quel che riguarda praticamente il rapporto di contrasto, che dichiarato in maniera dinamica arriva fino a 350.000 a 1 contro i 300.000 della serie precedente. E dato importante, arriviamo a circa 15.000 a 1 di contrasto nativo. Quindi anche questo parametro rispetto alla serie precedente è stato abbastanza migliorato. L'altra parte, diciamo, legata ai miglioramenti è dovuta alla nuova riformattazione del Reality Creation, che questa volta, invece di lavorare discriminatamente su tutta l'immagine, lavora a zone. Quindi, negli sfondi uniformi non va ad incrementare dettagli inesistenti, quindi fa anche, diciamo, una sorta di non enhancing per la parte legata appunto al rumore video sugli sfondi uniformi, mentre invece su tutte quelle che sono le zone a dettaglio significativo praticamente c'è un algoritmo appunto proprietario che è stato sviluppato da quest'anno che va a lavorare in maniera settoriale su zone ad alto contenuto di informazioni. Allora, un'altra importante novità di questa macchina riguarda la gestione dell'HDR.
Fino all'anno scorso le macchine, pur potendo gestire e visualizzare l'HDR, non avevano la possibilità della regolazione automatica dell'HDR, ma doveva essere regolata attraverso un menu di servizio e quindi era una procedura particolarmente ostica, non per tutti. Invece quest'anno Sony è corsa ai ripari e ha messo direttamente nel suo software la gestione del contrasto con un regolatore che vedete qui, col quale possiamo aumentare e diminuire il contrasto. Andando da 0 in su, praticamente aumentiamo i lumen della macchina e praticamente riusciamo a gestire meglio quello che è il contrasto. White clipping Il dedicato, diciamo, allo appunto, standard dei mille nits sull'HDR. esatto. Quindi abbiamo questa caratteristica fondamentale. Anche perché, come sapete, tutti gli Ultra HD sono registrati in 1000 nits, e quindi praticamente riusciamo a raggiungere con questa regolazione la perfetta rappresentazione di quello che è il contrasto, il white clipping praticamente della macchina. L'altra fondamentale caratteristica è che rispetto alla macchina della serie precedente, qui possiamo gestire in maniera automatica, la macchina riconosce in automatico in ingresso il profilo colore 2020. Quindi praticamente anche questo rispetto alla serie precedente in cui doveva esserci l'attivazione, non è, c'è anche questo aggiornamento praticamente. Questa caratteristica è importante perché per diciamo lo switch da materiale HDR e standard non è necessario dover agire nel menu per poter cambiare, diciamo, l'impostazione del proiettore. Esatto. Quindi il proiettore riconosce in automatico il segnale che sta arrivando e diciamo, in modo automatico carica il banco che avevamo praticamente predefinito per l'HDR o per lo standard Non HDR. non HDR. Esatto. Siamo qui nella sala 1 della Home Cinema Solution di Perugia. Vi presentiamo ora la macchina in funzione. In modo particolare vi facciamo vedere i menu. Prima di farvi vedere però i menu, vi facciamo vedere lo schermo su quale stiamo proiettando un 4 metri di base della Skyline Linea Sky Acoustic, quindi una tela fonotrasparente con guadagno positivo 1.2. Andiamo ora nel dettaglio e vi facciamo vedere i menu. I menu presentano due grosse novità, però andiamo per gradi. Qui abbiamo innanzitutto i preset di calibrazione che sono invariati, quindi non ci sono importanti novità da specificare. Andiamo invece ora subito sulla prima novità importante che riguarda il Reality Creation, che è stato completamente rivisto dalla Sony e che Simone ora andrà a introdurvi. Allora, come avevamo descritto prima nella sezione delle slide, il Reality Creation praticamente ha un importante cambiamento legato al fatto che lavora in maniera distinta sulle varie zone dell'immagine. Abbiamo preso questa immagine a campione per farvi vedere praticamente la sua peculiarità e qui potete notare una zona a sfondo uniforme dove ci sono poche gradazioni di livello dei grigi praticamente, che è il cielo, e quest'altra zona in basso dove praticamente ci sono molti particolari. Ok, sul menu, così lo riduciamo, perfetto. Dove ci sono molte zone praticamente con dettagli e diciamo texture all'interno. Se noi andiamo a disattivare il Reality Creation, spero riuscirete a vedere che questa zona non subisce nessun tipo di cambiamento.
ma invece della barca, dell'increspatura del mare e altri dettagli ci sono delle variazioni molto molto significative. Rimettiamo su on. Ok. Vantaggio di questa nuova diciamo, configurazione dell'algoritmo di reality creation è che su sfondi uniformi non viene assolutamente introdotto quello che era un po' la pecca della serie precedente, nessun tipo di artefatto di Edge Enhancement. In questa zona, in maniera molto selettiva, invece viene incrementato il dettaglio e la riduzione, diciamo, l'algoritmo appunto di trattamento del rumore comunque rimane sempre abbastanza efficace. Questo tipo di algoritmo è, diciamo, molto simile, ma rivisto fondamentalmente a quello che usa, diciamo, una famosa casa che fa praticamente processori abbinati anche a lettori tipo OPPO, eccetera. Non vi faccio il nome, diciamo, perché tanto avrete capito sicuramente di chi si parla, però comunque è una forma molto intelligente di trattamento del segnale. Ritorniamo a Okay. questo punto di menu. Ritornando ai menu, abbiamo le altre voci, arrivando alla voce Motion Flow. Il Motion Flow, come vedete, è disattivato perché, come anche nelle serie precedenti, il Sony non riesce o comunque non gestisce il Motion Flow su immagini in 4K. Scelta alla resa dei conti, pratica, ben ponderata, perché si è potuto verificare in questo giorno di prove, è l'open day che è stato fatto appunto ieri a Perugia, che le immagini, nonostante i movimenti, presentano una ottima fluidità che non dà affatto fastidio. Quindi complimenti alla Sony anche per questo aspetto. Andando avanti, andiamo nella voce Contrast HDR, una voce questa che è nuova, una grande novità. E il mio collega Nando ora presenterà le sue caratteristiche. Ok, diciamo, questa è una funzione introdotta in questa versione del Sony, che precedentemente non c'era, e va a migliorare quella caratteristica che ci porta ad avere comunque l'HDR come riferimento per cui è stato inciso. Diciamo, abbiamo potuto vedere che regolando il contrasto otteniamo il valore perfetto a 70. Questo lo si è. Facciamo vedere un attimino cosa Sì, succede. cosa succede nella variazione del contrasto HDR? Diminuendo praticamente la voce contrasto, tutta l'immagine perde di dinamica su quelle che sono appunto tutte le caratteristiche di un high dynamic range, quindi si perdono tutte le informazioni sulle alte, così anche sulle basse luci. Passaggio. Quindi riportiamo al valore corretto di 70 che abbiamo potuto stabilire grazie Allora, perché 70? Come si è ottenuto? Si è ottenuto soltanto utilizzando un disk test, dei test pattern che sono al momento di difficile reperibilità, diciamo, reperibilità. Ma abbiamo scoperto che all'interno dei dischi Sony, dischi Ultra HD, digitando un codice dal menu principale, questo codice lo possiamo dire tranquillamente, 7669, esce praticamente una serie di test pattern. Questi test pattern sono quelli più utili per la regolazione sia per quanto riguarda la colorimetria della macchina, in formato REC 2020, PCIe PCIe P3 e il classico REC 709. Questi test, dicevamo, ci consentono di tarare la macchina per quanto riguarda la colorimetria, quindi i colori primari e secondari, scala dei grigi,
per ultimo proprio la taratura dell'HDR, quindi i due valori di black crashing e white clipping, in modo da ottenere la perfetta Riproduzione riproduzione in linea. dell'HD, dei valori HDR a video. Grazie. Allora, andiamo ora avanti. Le altre voci, brightness, color, hue, sono color temperature, sharpness, non varia niente praticamente, tutto come l'anno scorso. Dove abbiamo ora i prossimi, le altre novità? Abbiamo color correction che riguarda il CMS. E le altre novità riguardano l'HDR Color Space, che seppur presenti sulla macchina precedente, sul 520, dovevano essere selezionati manualmente. Invece qui abbiamo, qui invece è tutto gestito in automatico, per cui inserite l'Ultra HD e la macchina lo riconosce e lo riproduce in maniera corretta. L'ultima voce è riguarda quello che è le informazioni. L'informazione è importante perché rispetto alla macchina precedente, le informazioni che riguardano la riproduzione dei metadati della macchina non erano presenti. Qui invece possiamo vedere che cosa stiamo visualizzando e i metadati. Volendo individuare uno degli aspetti che potremmo definire sulla carta negativi, possiamo indicarlo nella non gestione del motion flow sul 4K, ma abbiamo potuto vedere in questi 2 giorni di prove al pubblico, abbiamo potuto verificare che in realtà la gestione nella resa pratica dei movimenti in 4K è assolutamente accettabile e non porta ad affatto problemi di sorta. Quindi, in conclusione, possiamo dire che questa macchina, che Sony con questa macchina ha fatto dei notevoli passi in avanti, colmando un gap notevole. Colmando un gap con GVC per quanto riguarda la gestione del contrasto in livello del nero, che si è avvicinato ancora di più a quello che sono le macchine di riferimento che sono in GVC, ma grazie alla sua matrice in 4K ha una resa su schermo, una compattezza delle immagini e una sensazione di analogicità per quello che riguarda la resa finale, Film-like, diciamo. film-like, esatto, che ha avuto un grande successo e apprezzamento da parte del pubblico qui presente. Quindi diciamo, Nando, che questi, diciamo, 10.000 euro Questi 10.000 euro sono ben spesi. La macchina è stata upgradata nel modo giusto e adesso può far felice parecchie persone che si vogliono avvicinare al 4K HDR in modo positivo. Diciamo che non è che vediamo tanti concorrenti, diciamo, per questa fascia di prezzo comunque. Per il 4K nativo con matrici reali, no, non ce ne sono. Se saliamo di prezzo c'è qualcosa, ma andiamo su fasce differenti Inizieremo a trovare il laser della JVC. Della JVC, lo stesso Sony fa un prodotto di fascia prosumer quasi, e quindi questo è, diciamo, il biglietto d'ingresso al 4K nativo ad un prezzo, diciamo, relativamente abbordabile. La macchina, diciamo, sarà disponibile fino a ottobre. Sì, dichiarato da Sony fine ottobre. Esatto. Sarà visionabile nei nostri punti vendita, nei nostri showroom di Perugia e di Napoli. Quindi noi vi aspettiamo. Vi aspettiamo per verificare, diciamo, queste caratteristiche che abbiamo esposto e speriamo che questo video, diciamo, sia stato di interesse per voi. Saluti, ciao. Ciao a tutti, Ciao, grazie. grazie.